Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in questo primo episodio dei Dev Diaries dedicati a Cities Skylines 2. E ci siamo? Ci siamo, questo è il primo di 13 Dev Diaries che verranno pubblicati. Andiamo a vedere anche fra un attimo tutta la tabella. Questo primo Dev Diaries è dedicato alle strade e agli strumenti che sono stati introdotti per le strade per andarle a gestire, tracciare, modificare e upgradare. Andremo a vedere quanto ci hanno mostrato sia nel video sia nel Dev Diaries scritto, che è molto interessante. E quindi andiamo subito a vedere le date in cui usciranno i 13 Dev Diaries. Come vedete, questo è il primo dei Dev Diaries, 19 giugno, ogni lunedì ne uscirà uno e l'ultimo sarà l'11 settembre. Quindi l'11 settembre ci sarà l'ultimo con tutte le cose della cinematica, ma prima andremo piano piano ad esaminare un sacco di cose. Per far uscire questo video c'è stato un piccolo ritardo perché purtroppo io non sono un content creator tra virgolette di quelli riconosciuti nel GOTA, nell'Olimpo dei vari produttori di contenuti, per cui io questi documenti li ho ricevuti quando li vedete voi, quando li avete visti voi lunedì verso le 4 di pomeriggio, e facendo anche un lavoro e avendo una famiglia bisogna anche mettere anche incastrare tutto quanto. Andiamo subito a commentare il video dei road tools, degli strumenti per le strade. Andremo a fermare a mano che vedremo delle cose che ci interessano. E ci sarebbe anche da dire già qua subito, perché ci sono parecchi particolari sui quali possiamo già soffermarci. Andiamo quindi ad individuare delle cose che riusciamo a vedere riguardanti soprattutto le strade. Ecco, la prima cosa che già mi viene da vedere, l'abbiamo già detta probabilmente nel commento del primo video che è stato rilasciato, del video diciamo del lancio. Allora, le righe sono assolutamente, il marking è assolutamente pazzesco, assolutamente bellissimo. Non esisteva prima un marking così preciso. Poi andate a vedere la linea, le linee di giunzione, le linee smussate, anche queste sdoppiature. Ecco, sembra assolutamente fatto con le mod. Se noi dobbiamo fare una cosa del genere adesso in Cities Skylines 1, abbiamo bisogno di innumerevoli mod, da Moovit a Node Controller a Intersection Marking Tool, delle Anarchy e chi più ne ha più ne metta, ok? Quindi questo che stiamo guardando io assumo che è assolutamente vanilla, perché non ci dice assolutamente niente. Quindi questo è il nuovo vanilla con quello che potremmo fare tutti quanti con il gioco base. Andiamo a vedere delle cose assolutamente pazzesche. Innanzitutto questo qua è un interrato. Questo vedete che la strada qui sotto va, esattamente qui al centro, va a finire sotto alle case, perché qui quindi c'è un tunnel e sopra ci sono le case, e quindi c'è una... questa strada al centro che viene, c'è questa uscita centrale, questa sdoppiatura qua mi fa impazzire, e il ponte pedonale. Vedete che c'è un ponte pedonale molto molto sottile, molto elegante, con qualcosa che sembra un pilone al centro. Attenzione, un pilone al centro delle due corsie che ecco, non c'era assolutamente prima, non era assolutamente possibile mettere un pilone del genere se non lasciandole particolarmente distanziate.
e andiamo assolutamente avanti, andiamo a trovare, ecco, già abbiamo un primo zoom dove ci fa vedere già delle cose inedite per noi. Allora, il marking, lo dirò probabilmente 100 volte, i segni sulle strade. Poi qui vedete che questo è strano, è nuovo, perché sono 6 corsie, 3 più 3, con in mezzo 2 corsie del tram. E già anche qua, inedito. Una cosa del genere ce la sognavamo. Come vedete ci sono comunque i parcheggi, un sacco di smart, come è stato commentato da parecchi. Troppe smart. Andiamo un attimo, io non volevo abilitare lo zoom, però andiamo un attimo qui in VLC ad abilitare lo zoom, perché assolutamente, se no io vado ad impazzire. Allora, se noi andiamo a vedere, guardate questo incrocio centrale, una cosa del genere io direi che non è assolutamente, penso che un sacco di persone che stanno guardando questo video adesso, sia che siano vanilla sia che siano modder, non l'hanno mai fatto, non hanno mai neanche avuto forse, non voglio sminuirvi ragazzi, ma una cosa del genere ci vuole una capacità di tutte le mod che ho detto prima, node controller, marking tool, move it, e poi come vedete non è neanche simmetrico. Quindi non è che noi facciamo un T, ci mettiamo in mezzo il tram e via. Ci sono tutti i marking, come vedete qua, è assolutamente pazzesco. Ecco, nel nuovo City Skylines pare esserci appunto questo motore che va a gestire le intersezioni. Quindi sia gli svincoli che le intersezioni sono gestite in maniera molto, ma molto più approfonditamente, molto meglio che nell'uno. Guardate solo che queste due corsie che sono strette, c'è il marciapiede, si va ad allargare, quindi il marciapiede sparisce perché nell'incrocio non c'è marciapiede, si vanno a creare tutte le varie corsie per poter svoltare e fare l'inversione a U, eccetera. Qui ci sono tutti i marking e poi si va a ricreare il marciapiede. Beh, bellissimo, bellissimo. Anche questo incrocio qua, come vedete, con questo pedestrian, con questa strada pedonale, che quindi saranno presenti da subito, perché io do per scontato che quello che stiamo guardando è quello che c'è nel vanilla, è quello che c'è da subito, perché se no, secondo me, non avrebbe molto senso farci vedere immagini del genere, almeno spero. Quindi percorsi pedonali, non percorsi ciclabili, le biciclette non saranno presenti, non stiamo a vedere le case, se non qualcosa, per esempio, come giustamente era stato fatto notare, ho visto un paio di video, visto il video di Overcharged Egg e il video di Biffa, quindi che avrete visto sicuramente anche voi. E in effetti hanno fatto notare questa cosa, questa è una è una centrale elettrica, una cosa di servizio, qualcosa per produrre energia elettrica. Guardate che pazzesco, queste che si vanno a dividere con i piloni, è bello, ecco, questa cosa qua già è nuova. Poi guardate questa cosa qua, perché anche qui vedete che la strada si modifica, qui ci sono i parcheggi, qui non ci sono, ve lo faccio vedere ancora di più, guardate qua, vedete che qui non ci sono i parcheggi, la strada si va a modificare, tenete la mente, si vanno a creare i parcheggi, la strada va a buttarsi nell'incrocio e i parcheggi continuano, e poi qua a destra i parcheggi spariscono, va bene? Ok, andiamo avanti, perché poi nel marking tool vedremo molto molto altro. E qui ovviamente vediamo un altro esempio di incrocio, anche qua con tutti i segni all'americana, ahimè,
Ok, quindi sono tutti segni all'americana. Questo quadrato in alto a destra, come vedete, è lo zoom di VLC. Quindi ci sono, come abbiamo detto, le moto che si parcheggiano come se fossero macchine, e tutta questa precisione in queste intersezioni. Come vedete, lasciatemi dire, la gentilezza con la quale si inseriscono le strade è qualcosa che in Vanilla non c'era. Andate a vedere i diversi tipi di strade, appunto, vi ripeto, con i parcheggi, senza parcheggi, con dei marking particolari, con gli alberi di lato o senza alberi di lato. Quindi, perché poi andremo a vedere come si mettono anche tutti gli accessori e come gestisce City Skylines 2 la composizione di tutte le strade. Qui andiamo a vedere le autostrade, le highways. Ecco, le highways già andremo a vedere che qui, allora, già qui ho notato una cosa che mi sembra strana, ma qui cosa, si muovono le strisce anche? Ah no, sono le moto. Sembra che si muova l'autostrada, quasi. Ecco, un incrocio del genere in Vanilla, così bello, così stretto, così preciso, con una giunzione così ad angolo acuto da questa parte e di sopra, e uno sdoppiamento così, mai, non, senza mod non veniva fuori. Ma guardate la vicinanza di queste strade e la varietà, è molto molto bella, mi piace. Highways, incroci particolari, incroci non a U, e poi ci vanno a far vedere da vicino esattamente cosa c'è, come si fanno le strade. Quindi, allora, andiamo un attimo a togliere, andiamo a riportarlo indietro. Come vedete, ci sono tre tubazioni, quindi i servizi sono sotto alle strade. C'è l'acqua, l'energia elettrica e la fognatura, sono tutti sotto alle strade. Qui c'è il magnifier, lo vado a disabilitare, altrimenti non vedete. Eccolo. Allora, come vedete, andiamo un attimo a tornare indietro. Come vedete, si parte col sinistro, si fa click, si va a tracciare la strada come si fa adesso, e si vedono tutti i vari angoli. Quindi questa non è a 90 gradi, 92, 80 gradi, 96 metri di lunghezza e 0,1% di altezza, quindi non è piatta, e 228 di costo. Qui ci sono tutti i tool che ci vengono appunto presentati, e poi ci fa vedere, e beh, qua siamo nel nostro. Allora, come vedete, i servizi, qua ci fa vedere com'è la info view dei servizi. Ci sono dei costi che sono al mese, e ci sono due cose assolutamente nuove che saltano subito all'occhio. Qui c'è un trade e qui c'è un export. Quindi ci sarà un qualche meccanismo di, punto di domanda, che cosa? Non si sa. Siccome hanno detto dall'inizio che non è multiplayer, come ci sarà? Cioè, a cosa servono? C'è un water trade? Cosa vuol dire? Io potrò andare al limite della mia mappa, andare come si faceva con Cities, SimCity, andare a trascinare, e lui mi dice: vuoi esportare l'acqua? Non lo so. Chi lo sa? Anche andare a esportare la fogna? Importo acqua? Non lo so. Questa è una cosa. Water trade? Non si sa. Però, come vedete, già ci sono meccanismi assolutamente nuovi. Freshwater, sewage facilities. Non hanno precisato se c'è l'acqua salata e l'acqua dolce. Quello lì non lo so. Ci sono i depositi di acqua. Quindi cosa sono? Le torri di deposito. Quindi ci sarà effettivamente un uso diverso delle torri?
perché adesso c'erano solo le cisterne, se vi ricordate, dove si poteva fare scorta di acqua, e però non erano menzionate molto accuratamente, no? Quindi così è. Poi ci fanno vedere come si vanno a piazzare al limitare. Come vedete, lui seleziona, questa è la clinica, questo è l'ospedale. Compare la info view di come si vanno a gestire i crematori, i cimiteri e i, appunto, ospedali e cliniche. Come vedete, si forma questo, secondo me, come si dice, questa impronta, ok, di quanto va effettivamente a essere grande la clinica. Vedete queste righette azzurrino chiaro, e lì andrà poi a essere piazzato la nostra clinica, che è in rosa. Adesso ci fanno vedere sempre il costo. Ecco, pare da quello che c'è qua che finalmente ci siano forse, mi verrebbe da dire, siccome ci sono 203 sick or injured. Allora, attenzione, perché effettivamente che ci siano, come avevamo detto nella percentuale, nelle cose di realtà che volevamo vedere in Cities Skylines 2, una gestione degli infortuni, perché qui vi ricordate, dicevamo, o stai male o senti rumore oppure all'ospedale non ci vai. Difatti, se vi ricordate, in Westfield io praticamente gli ospedali non li avevo, cioè li avevo spenti perché non avevano senso, no? Io non avevo problema di rumore. Ecco, qui però ci sono 203, ok che sono 203 su 69.000, però ci sono 203 che si, quindi ci sono gli infortuni, e beh, potrebbe essere, no? Quindi secondo me ci sarà un'altra gestione. Ci sono i crematori, ci sono i cimiteri, ambulanze, quindi, e c'è anche la copertura, attenzione, la copertura della salute. Ci sono tutte queste coperture qua, secondo me, e quindi questo verde, secondo me, effettivamente va a dire com'è la copertura, secondo me. Secondo me questo è il livello di copertura di questo servizio. Quindi, come vedete, va a essere piazzato e va a collegarsi e si va, va ad usare l'impronta che abbiamo visto prima. Qui ci sono tutti i tool mod. Allora, qui si vanno a fare le strade. Allora, primo tool, strada dritta dal punto A al punto B. Secondo tool, curva semplice. Si definisce un tratto, quindi dall'inizio alla fine si definisce un tratto curvo. Poi la terza, una curva complessa, si definisce una partenza, un punto medio, quindi si crea la curva, e poi un punto di fine. Ok, quindi si possono fare diverse curve complesse, facendo determinati, tra un punto e l'altro si può determinare una curva, quindi punto, curva, punto, curva, punto, curva. Continua. A questo punto invece questo è quello che era forse un'evoluzione del free tool, perché in quello di prima pare esserci un altro meccanismo. Questo è il famoso meccanismo a griglia. Dico un altro meccanismo perché se io vado qua, qui mi dice, definisco uno start, un punto medio, una curva e poi una curva ancora fino all'end point. Quindi pare esserci una gestione delle curve in maniera da un punto all'altro, no? Era questo che intendevo. Questo è la famosa griglia, quella che non c'era prima. Quindi da un punto A a un punto B, quando io vado col sinistro da un punto, poi muovo il mouse col punto B, mi comparirà la griglia, cosa che adesso non c'è. E comparirà la griglia con la strada che ho selezionato qua sotto e con quindi la dimensione che voglio. Griglia perfetta. Ok, e fin qua siamo tutti a sbavare. Poi c'è il nuovo tool per andare a fare
per andare ad aggiornare, a rimpiazzare delle parti, ad aggiornare delle parti di strada. Ma è un tool diverso che, come mi faceva notare il mio carissimo amico Night Morphis, è molto simile a Transport Fever 2. Night Morphis, che vi ricordo di andare a seguire nelle sue dirette quotidiane su Twitch, mi raccomando. Andate a vedere ora come andrà ad usare, perché le strade qui, come andremo a vedere anche poi, sono assolutamente diverse. Qui si può, in questo caso, semplice, andare ad aggiornare una strada da un tipo a un altro. Ecco, come vedete, da un punto A a un punto B, lui va a fare il... Come vedete, lui seleziona, fa un altro punto e poi si vanno a fare la griglia. Quindi già questo, già pronta per essere zonata, mettendo solamente il nostro tool mod griglia. Come vedete, qui ci sono tutte, qui ci sono appunto le strade con i parcheggi, no, le strade a 4 corsie, le strade a 6, le autostrade, gli incroci, le rotonde, i parcheggi e la parte di servizio. Ecco, qui c'è una bellissima immagine dall'alto, dove si vedono già delle cose. Guardando le strade, guardate gli incroci. Questi incroci si creano automaticamente. Già l'avevamo visto nel video precedente, si creano degli incroci quando io vado a tracciare la strada. Loro vanno già ad aggiornarsi, quindi si creano gli attraversamenti pedonali, i marking e tutto. Guardate questa strada di sbieco, è completamente dritta, non ci sono curve. Udite, non ci sono curve, ok? Poi possiamo individuare, qui a destra pare esserci un più. Allora torniamo indietro, quindi questo è l'ospedale bianco, quello che vedevamo prima di fianco alla griglia. Quindi questo è l'elicottero dove va ad atterrare l'elicottero. Questa parte centrale, secondo me, potrebbe essere qualcosa di unito. Questo è... sono i campi da tennis, ovviamente, no? Però questo potrebbe essere un qualcosa, uno di quei famosi edifici che vanno ad aggiornarsi, come abbiamo visto precedentemente. Quindi o questi campi da tennis sono isolati e quindi vanno a essere piazzati in maniera isolata così, oppure questi campi da tennis fanno parte di un ampliamento di questo... che potrebbe essere, si ipotizzava un hotel, qualcheduno potrebbe essere un hotel. Secondo me ci sta, hotel, tennis, piazza con dietro l'hotel, secondo me ci sta. Qua di fianco questo è nettamente un cimitero molto più bello dei cimiteri attuali. Ma veramente, ci lecchiamo le dita. Ah, questo sì che lo piazzo al centro. Molto bello, molto bello. Poi, anche qui, come vedete, questo è un servizio, quindi potrebbe essere un qualcosa, non so se di uffici. Anche qui ci sono... Forse è il campus. Potrebbe essere un'espansione del campus questa. Guardate qui le strade, guardate gli incroci. Incroci, quindi, come vedete, questo c'ha ogni tanto ci sono gli alberi che vanno al centro, ogni tanto non ci sono, che vanno ad essere messi con i tool che vedremo adesso. E qui già io la prima cosa che ho notato sono le luci nelle case. A me piace il fatto che ci siano queste luci che vanno secondo me, piano piano, se stiamo a vedere a mano, se andiamo con la simulazione, secondo me vanno anche a spegnersi e ad accendersi. Qui vediamo il porto a sinistra, abbiamo visto che il porto è particolarmente grande,
Per quello che vi dico, sarà tutto vanilla? Sarà tutto disponibile dal primo giorno? Spero, siccome il primo DLC disponibile nel 2024 sarà sui porti e sui ponti, non vorrei che questo porto a sinistra facesse parte dell'espansione. Ambasciatore non porta pena, non lo so. Vedremo, vedremo. Siccome qui c'è sempre il campo da tennis che abbiamo visto prima potrebbe invece non essere parte di un'espansione dell'edificio, ma potrebbe effettivamente essere un campo da tennis come c'è adesso, campo da tennis e campo da basket. Non ho ancora visto il campo da basket, probabilmente non è arancione, magari ce lo siamo perso, o magari a $2.20 non piace il basket, quindi non l'ha messo. Questo è... E quanto mi viene, ci sarebbe da parlare innumerevole, ma l'abbiamo già detto. Questo è il ponte che ha fatto impazzire Overcharged Egg e fa impazzire anche me, perché effettivamente un ponte così in vanilla dov'è ragazzi, un ponte così in vanilla, ciao, non so, guardate, gli ultimi si avvicinano vagamente a qualcosa del genere, ma ragazzi, questo è pazzesco, questo è veramente estasiante. Gli alberi, ecco, gli alberi sono belli, però non lo so. Ecco, all'inizio più li guardo, più secondo me più belli dei vanilla. Sì, vabbè, adesso non iniziate a partire con i commenti. Assolutamente, Mr. Mason, tanto di cappello, grazie. Grazie, grazie. Però potrebbe anche essere la definizione, potrebbe essere... Non lo so, vediamo. E qui, anche qua, ci togliamo il cappello, facciamo una genuflessione, perché qua, questo incrocio vanilla, questo qua lo facevamo vanilla? Ragazzi, non scherziamo. Guardate che tunnel. Adesso poi andremo a vedere che tipo di tunnel, perché c'è una nuova modalità di fare appunto le strade. Guardate che precisione, il porto. Ecco, il porto, questo è nettamente un magazzino, una warehouse. Questo è un incrocio pazzesco, vabbè, ho già sprecato, ho detto pazzesco 200 volte, se lo contate e pigliate un euro per ogni volta che l'ho detto diventate ricchi. Questo è il porto e io ce l'avremo dall'inizio e non lo so, raga, vedremo. Qui ci sono i container. Sarà espandibile, sarà una cosa di base che ci saranno le varie espansioni, tipo l'università che abbiamo visto l'altra volta nel video precedente, potrebbe essere, no? E magari invece il porto sarà nettamente una super figata con chissà che cosa dentro. Oh, speriamo veramente. E qua, vabbè... Le rotonde adesso, cioè, ecco, adesso andiamo a vedere nel punto dove fanno le rotonde. Come vedete ci sono diversi tipi di rotonde, quella piccola, andiamo a vedere quella, eccola qua, quella piccola, quella media, quella grande e quella maxi, vedete? Ecco, nel menu che abbiamo visto prima, nel menu delle strade, c'è la rotonda, noi andiamo a schiacciare, diciamo voglio una rotonda qui, con la mod che era Roundabout Builder, ma una rotonda del genere, per farla così, Roundabout Builder non la faceva, ci voleva TMPE, ci voleva Node Controller, Intersection Marking Tool, TMPE per dare tutte le precedenze, poi bisognava, per togliere gli attraversamenti pedonali, dovevamo mettere TMPE, forse l'aggiunta di TMPE, un delirio, adesso l'ha fatto tutto lui. Per favore non sbavate però sul tablet o sul cellulare o sul PC, perché non sta bene, eh? E qui questa emissione della ferrovia io la volevo. Io poi, sapete, sono abbastanza capretta nel fare le ferrovie, però non era che fosse proprio così facile fare queste emissioni in vanilla, quindi eccolo qua le roundabout, vedete? I quattro tipi di rotonda, uno la seleziona e va, adesso lui la piazza, large roundabout, plop, e la mette qua. Guardate il treno, ragazzi,
guardate che figata questo incrocio, guardate questo, questa parte, ve lo voglio far vedere, voglio sprecare perché sono assolutamente estasiato. Allora, dov'è? Eccolo qua, questo intendo farvi vedere. Sì, io avevo i trenini da bambino, se qualcuno lo sta dicendo, avevo i trenini. Guardate questo incrocio adesso c'è, esiste in vanilla. Guardate che figata, doppio tra l'altro, quindi questo va a unirsi con tutte e due di sbieco senza neanche una corvetta. Bello, bello lui, bellissimo questo incrocio, pazzesco, mi piace, mi piace. Andiamo a vedere come piazza la rotonda. Plop, easy, no? Easy, rotonda già fatta. Ed è questa. Questa è la rotonda. Qui c'è il treno, come vedete, che non so come mai quel treno si è fermato. Quel treno è un altro glitch. Secondo me è un altro glitch. Si è fermato il treno, boh, chissà perché. Allora, una cosa, secondo me hanno messo dentro anche un'altra mod, che è il Realistic Walking Speed, mi sembra che si chiami, qualcosa del genere. Perché, come vedete, queste persone si muovono in maniera non spaziale o velocissima, no? A parte i vari look che c'hanno, questa qua, giustamente, come altri video che commentavano, non io arrivo dopo, però l'avevo notato, ma loro l'hanno detto prima. La panterona con i guanti, questi qua che corrono, che fanno jogging, vedete? Quindi facevano jogging prima, io sim che facevano jogging non l'avevo visto. E questo, scusate perché ci siamo persi, qui lo splendido col costume dorato, qui che è questo? Cos'è? E qui, come vedete, ci sono tutti i semafori all'americana. Per adesso non abbiamo visto nulla di europeo. Non l'ho sentito commentare in giro, ma non abbiamo visto nulla di europeo. Mi tremano i polsi. Speriamo bene. Speriamo bene. E ecco, qui ci sono tutta la parte di servizio, di maintenance, di customizzazione delle strade, che è nuova assolutamente. Appunto, come diceva Night Morphis, hanno introdotto una cosa che ci permette di comporre la nostra strada. Quindi, secondo me, dimentichiamoci di vedere dei DLC con le strade green, con le strade industriali, con le strade per. Ci saranno delle aggiunte di strade base e delle aggiunte di accessori di strade qua. Quindi noi, col tool di aggiornamento che abbiamo visto prima, di upgrade, andiamo a selezionare quello che vogliamo, clicchiamo e si aggiunge. Allora, questo è il maintenance, i trasporti, lo stop, possiamo dire il divieto di svolta a destra e a sinistra, qui togliere le strisce pedonali, secondo me sono i marciapiedi, cioè con marciapiede o senza marciapiede, questo è con marciapiede, questo è con il grass, con l'erba, questo è con gli alberi, con i lampioni e con le barriere antirumore. Figata, vedete? Qui va a selezionare, lo toglie, andiamo a vedere un attimo indietro, lui va a selezionare. Anche qua lo mette, andiamo a vedere, qui va a selezionare il divieto di svolta a destra. Probabilmente adesso non si vede, ma va a togliere una parte di svolta a destra. Queste sono le barriere antirumore, che sono nettamente più alti, più veritiere, cioè... E guardate il pilone, guardate l'attraversamento pedonale. Raga, guardate che attraversamento pedonale. Mamma mia, 24 ottobre dobbiamo aspettare, ragazzi, però 24 ottobre, eccolo qua che è l'aggiunta, no? Il parcheggio, abbiamo aspettato 8 anni i parcheggi, 8 anni,
Mannaggia. E qua guardate che parcheggi che ci abbiamo. Ma sto tizio qua che camminava, chi era? Questo... cos'è Gammon questo qua? Questo con questo... mamma mia. Questo esce. E qui, anche qua, ci sono diversi... come vedete ci sono delle imprecisioni qua ancora. Però ci sta. Cioè, questo non è propriamente che si unisce. Potrebbe unirsi anche a destra. Sì, ok. Ma guardate che incrocio non simmetrico, con l'angolo non a 90 gradi, con la strada qui piccola, grande. E quindi bello, bello veramente. Io ecco, poi tenete presente questa strada qua, perché poi andremo a vedere come si fanno le giunzioni. Ah, una cosa, ci sono già qui. Allora, questo è un percorso, o è un percorso pedonale o è una banchina, non lo so. Qui si vede, guardate questi punti, guardate queste strade. Ecco, qui secondo me, poverino, c'è già un atto di vandalismo, perché c'è la ringhiera tutta piegata. Vabbè, anche questo, c'è un po' di glitch qua, vedete, cioè, poi lo sistemeranno, spero. Vabbè, c'è un po' di qualche leggera imprecisione. In questa New York looking, e guardate che figata in questa università, in questa high school, potrebbe anche essere, no? E già il colore dell'acqua, quindi il loot, guardate le strade che si vanno a sdoppiare assolutamente. Io qui è un finto porto, non fatevi trarre in inganno, perché questo è un finto porto, questo è $2.20 che sa fare le città. Quindi ecco, questo qui ci fa vedere come si fanno le strade. Ecco, qui adesso noi andremo a vedere come si crea un piccolo svincolo, una piccola uscita con i nuovi tool. Questa è un'autostrada, perché l'icona è questa, con la strada con il piccolo cartello verde. Questa è un'autostrada 2+2. Lui va a prendere una strada a 3 corsie, va a piazzarla, e come vedete in automatico si vanno già subito a creare, si va a creare la freccetta di rientro, quindi già con questa bella bella grafica. Poi va a prendere la strada a 1 corsia, quindi prende innanzitutto il modo, quindi quello che abbiamo detto essere quello completamente libero, si va a piazzare alla fine della strada e in un attimo clicca e traccia, andando a definire con tutta una serie di parametri. Come vedete ci sono tutti, la curva, l'angolo, il costo, la pendenza, tutto. Si va a creare questo gentile e bello svincolo di uscita. Avete visto una cosa assolutamente inedita per noi, eh? Quindi c'è questa corsia di decelerazione e poi l'uscita, e quindi wow, bene. Poi qui ecco, non ho capito come mai qui ci sono le macchine e le persone che camminano in mezzo alla strada. Non lo so. C'è qualcosa che... E poi qui sembra essere come se fosse una strada, cioè come se fosse un'anticipazione di quello che viene, perché questa è unita qua, no? Quindi adesso c'è il bulldozer, lo va a cancellare, e anche questo lo va a cancellare, esattamente. Lui ti va già a dire, guarda che questa sarà la strada che verrà, e si vanno a cancellare e ad usare lo strumento di bulldozer. Poi qui pazzesco, qui ci sono, a parte queste macchine americane sportive, questa Corvette, che cos'è, veramente veramente bella, i treni,
vediamo già i due treni, poi qua di lato vediamo una cosa che non so bene che cosa potrebbe essere. Nel senso, allora, innanzitutto qui ci sono come se fossero... E vabbè, anche lì sempre mi ricordo il video di Night dove dicevamo che non sapevamo come si dicono in italiano, i bollard, questi paracarri, come li vogliamo chiamare. Quindi si potranno mettere, non penso singolarmente, ma ci sarà un tool che li metti in fila. E poi questi recipienti di gasolio, quindi... Ho sentito ipotizzare in giro che ci potrebbero essere dei treni anche a gasolio. Potrebbe essere appunto il rifornimento, ma oppure semplicemente un prop. Però questa è appunto una piccola stazione, guardate che bella. Questo ponte che abbiamo visto fare nel video precedente, molto molto bello. E ancora qua possiamo apprezzare la complicazione e la bellezza di questi svincoli. Vediamo anche, diciamo, qui di lato questo che parrebbe essere tipo o una scuola? Bah, potrebbe essere qualcosa del genere. Qui in questa visione dall'alto si vede molto 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 bene che lui ha messo un sacco di campi, ha messo di campi da calcio, un cimitero, un campo da football americano e così via, il porto. Come vedete si può apprezzare con questi appunto strumenti per fare i video che poi andremo a vedere a settembre. Allora, questa è la fine del video. Adesso andiamo a vedere velocemente quanto hanno scritto nel Dev Diary. Andiamo a vedere velocemente il Dev Diary e quanto si può apprezzare da queste immagini. E a parte questi meravigliosi grattacieli sempre con le luci che danno un tono di realismo veramente veramente grande, si vede uno degli edifici che saranno dati con il pre-order ed è Notre Dame, come vedete qui a sinistra. Poi questo che sarà un qualcosa tipo, non deve essere ospedale ma università, centro di ricerca, qualcosa del genere. E poi non vede, qui giocano How many features can you spot, che sanno che ci facciamo la caccia con la lente di ingrandimento. Allora qui abbiamo vanno a spiegare le griglie, l'abbiamo già visto, quindi c'è il nuovo road tool per andare a fare la griglia, il nuovo strumento per fare per andare a rimpiazzare, il Replace Tool, che ci permette di andare a aggiornare delle piccole parti di strada partendo da una strada base, si vanno ad aggiungere, come appunto dice qua, erba, alberi, marciapiedi oppure sound barrier. Questo nel base, io mi aspetto che DLC e Content Creator Pack vadano ad aggiungere. Quindi ci saranno altre cose secondo me che si andranno ad aggiungere a seconda dei paesi, perché faranno sicuramente delle espansioni per paese, quindi ci sarà l'espansione giapponese, l'espansione indiana, l'espansione spero europea, e andranno ad aggiungere cose ai bordi delle strade, dei particolari, perché è tutto modulare ora. E c'è il parallel mode, quindi si potranno fare queste strade parallele senza assolutamente difficoltà, andando ad usare appunto lo strumento qua, parallel mode, come vedete. E qui ci va a far vedere i vari snap to, allora andiamo a beccarli tutti dall'inizio.
Snap to Existing Geometry, Snap to Zoning, Snap a 90 gradi, Snap su un building, Snap sulla griglia, quindi ci sono tutti questi sette che appunto vedete. Molto più facile, più difficile, non lo so, vedremo, vedremo. Poi andiamo a vedere, sì, ecco una cosa che mi stavo dimenticando, per andare a cancellare una parte di strada o si va sul bulldoze oppure si va col tasto destro. Quindi secondo me pare che se vai a selezionare questo e fai tasto destro, right mouse button, si va a togliere, quindi c'è una specie di tasto destro che funziona da bulldoze. Qui gli incroci che vengono creati automaticamente da questa appunto intelligenza artificiale, da questa procedura nuova, si va a piazzare la strada e si vanno a creare gli incroci con tutte le linee, con tutti gli attraversamenti pedonali, eccetera. Un'altra cosa, ci sono due cose, allora la cut and fill e la elevated roads. Quindi questa è la elevated roads, andiamo allora questa parte centrale, andiamo a vedere se riusciamo ad ingrandire, eccola qua. Come vedete questa è una strada piazzata una sopra l'altra, quindi anche qua mi sembra ci fosse un modo vanilla, non proprio bellissimo, perché si andavano a togliere tutti quanti i piloni. Comunque adesso c'è appunto si possono fare per esempio un'autostrada, una tangenziale e sotto una strada, come ha per esempio Genova, Napoli, eccetera. Questa invece è la cosiddetta cut and fill, quindi se voi immaginate da sinistra verso destra una collina, con questo meccanismo che noi lo vediamo sempre nelle nostre città ma non ci facciamo caso, non si va a creare un tunnel ma si va a creare un retention wall, quindi un muro di contenimento che va a togliere il terreno a sinistra, lo va a portare a destra, quindi dove non ci sarebbe la possibilità di fare una strada si spiana la strada e si va a creare il muro di contenimento. Quindi vedete qua muro di contenimento che va a smussarsi con le ringhiere, anche questo assolutamente pazzesco, inedito, e con, abbiamo visto, tutte queste rampe per l'immissione e per le uscite, con le decelerazioni, con tutti i muri di contenimento di lato, bello, assolutamente pazzesco questo, quindi con tutte le varie corsie, che sembrano venire abbastanza bene. Abbiamo visto road, intersections, con lo stesso sistema non ci saranno le strade che verranno date con una certa espansione o meno. Vi ricordate i tram? Cioè, le strade per i tram bisognava avere una certa espansione. In questo caso i tram vengono dati di base, ma non è che c'è una strada con i tram e una strada senza tram. I tram potranno, a quanto sembra, essere messi come additional network building tools, quindi potranno essere buttati sopra alle strade normali e si va a creare una strada con o la corsia dedicata degli autobus o la corsia dei tram. Dedicata o meno non lo so, non mi pare essere dedicata, dovrebbe essere condivisa. Forse ci sarà il modo di fare dedicarla anche ai tram, potrebbe essere, perché qui a destra, come vedete, c'è anche già subito di base la strada pedonale,
cosa che abbiamo noi aspettato la fine, qui c'è la strada pedonale. L'accesso esclusivo agli autobus nelle corsie degli autobus viene dato in automatico. Anche lì non c'è bisogno di usare TMPE come mod, quindi hanno unito alcune cose. Come vedete, la strada pedonale c'è già disponibile subito di default, i percorsi, il pedestrian bridge, quindi il ponte pedonale, bellissimo, bellissimo. Poi c'è una cosa che hanno preso sicuramente e migliorato da quello che faceva Moovit adesso. Se non lo sapete, Moovit vi permette di esportare dei pezzi di città, quindi non solo strade, in questo caso viene usata per le strade, quindi si possono fare le intersection, gli incroci, si esportano e poi si vanno a piazzare. Qui dice su empty areas, quindi non è che lui va a rimuovere quello che c'è sotto, dovranno essere vuote, o sopra a strade esistenti, e si andranno a connettere automaticamente. Quindi i nodi, se io andrò a pescare i nodi, loro si andranno a connettere automaticamente. Vedremo quanto automaticamente, fino a che modo, vedremo. Quindi anche qua, se uno si fa questo incrocio, ci mette 5 minuti o una settimana a seconda, lo prende, se lo salva e poi andrà fra i miei incroci, senza probabilmente andare a caricare, senza dover caricare mod, e quindi senza probabilmente andare a togliere i vari achievement come era ora, perché bisogna mettere tutte le mod. Le rotonde, abbiamo visto che ci sono tutte le rotonde che si vanno a comporre completamente con tutte le loro funzionalità, senza dover mettere nessun tipo di mod. Ci sono i parcheggi, quindi si potranno aggiungere sia i parcheggi a bordo strada, ok, sia i parcheggi con scoperti oppure coperti probabilmente. Ecco una cosa, la funzionalità che avete visto nell'episodio 20 di Light Valley, che è quella appunto di andare a usare TMPE per andare ad aggiungere la funzionalità di dare un parcheggio a ogni sim, è adesso dentro al gioco base, quindi dovremmo andare a soddisfare il bisogno di dare il parcheggio a tutti i sim, che se non lo avete ancora intuito, capito, sentito, non ci saranno più le cosiddette autotascabili. Adesso in quante volte abbiamo visto il sim che si va a trasformare in auto e parte, si vanno a creare quelle nuvole di macchine che partono tutte una sopra l'altra. No, basta, fine. Adesso bisogna gestire il parcheggio, quindi dovremo dare il parcheggio, e pare l'intelligenza artificiale, che vedremo la prossima settimana, andremo a capire come andrà a gestire questa cosa, perché pare essere molto ma molto sofisticata. Quindi a seconda della direzione che dovrà prendere il sim, andrà a selezionare il percorso tenendo conto anche del fatto dei parcheggi che andrà ad affrontare, che andrà a trovare, che dovrà trovare nella destinazione o per raggiungere la destinazione. Probabilmente se c'è un parcheggio grande vicino a un percorso della metro, lui potrebbe essere che lascerà la macchina e prenderà la metro. Ma attenzione, perché pare essere una cosa non generale, ma ogni sim pare avere una sua personalità, quindi non è che tutti quanti mollano l'auto qua, c'è chi ci andrà con la macchina, chi la molla e chi ci va di corsa, abbiamo visto come quelli che corrono. Quindi realismo. Poi c'è il Road Maintenance Depot, quindi il deposito di manutenzione delle strade, che è stato preso da Snowfall,
prima espansione di Cities Skylines 1, che aveva introdotto la neve, la manutenzione per la neve e i tram. In questo caso è già di base perché ci sono le stagioni, ci ricordiamo. Però in questo caso c'è una cosa che anche lì l'avevamo detta, poi faremo un episodio quando saremo tutta la fine di tutte queste cose, andando a vedere quante delle 20 cose che avevo detto vorrei e quante sono state recepite, vedremo. Ah, qui c'è sempre il nostro Indiana Jones vestito di nero con il cappello. E allora ci saranno gli incidenti stradali, traffic accidents. Allora, anche qua pare esserci un meccanismo per cui il deposito di manutenzione strade andrà a mantenere le strade in efficienza, per cui ci potranno essere più o meno incidenti e più o meno rallentamenti. Quindi dovremmo essere in grado di dare una copertura probabilmente a tutte le strade. Gireranno i mezzi di manutenzione stradale, vedete, con la neve o senza neve, e dovranno dare sia con la neve o senza neve una certa un certo grado di manutenzione, altrimenti il traffico si ferma e ci saranno code e quindi ci sarà traffico e quindi sarà un bordello, quindi ci saranno gli incidenti stradali. Come abbiamo visto, le strade verranno composte dinamicamente con queste, in questo caso abbiamo questi quattro segnali, queste quattro funzionalità con ampi marciapiedi che andranno a togliere but remove roadside parking, quindi o marciapiede stretto o marciapiede largo, alberi, senza alberi, con la col grass, con l'erba o senza erba. Gli alberi andranno effettivamente ad avere una funzione di control the noise pollution, quindi andranno sia ad aumentare la bellezza, beautify the road, sia andare a diminuire l'inquinamento acustico. Ok, attenzione, quindi altra funzionalità di cui dovremmo tenere conto. E direi che questo è quanto. Se mi sono dimenticato qualcosa, lasciatemelo detto nei commenti. E vedo lunedì se riesco a essere più veloce, a pubblicare più velocemente questa volta in questo secondo Dev Diary. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine. E se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, un commento, un suggerimento, ditemi quello che pensate di questa, di quanto avete visto fino ad adesso. Quindi avete visto che non hanno aggiunto le mod tutte in blocco, per cui la notizia positiva è ci sono tante funzionalità che erano nelle mod inserite. Per adesso pare più o meno bene, tante funzionalità che vanno ad aggiungere un sacco di cose che quindi non sono, però notizia negativa per chi voleva esattamente la mod come la sta usando ora, non c'è la mod, non è che hanno preso la mod e l'hanno buttata dentro al gioco, hanno fatto una cosa elegante, quindi non è un'evoluzione di Cities Skylines 1 come qualcuno ha detto, no, è un gioco completamente nuovo. Perché ci sono delle funzionalità che su Cities Skylines 1 non ci sono. Bene ragazzi, in sovraimpressione ci sono gli abbonati, che ringrazio tantissimo, perché oltre a darmi un supporto concreto per tutto il tempo che ci vuole a fare i video, mi danno anche un aiuto, perché uno, l'ho già detto, Night Morphis, mio grandissimo amico, seguitelo su Twitch, mi dà una mano, ma anche gli abbonati, quindi ringrazio Mark, che è sempre Marco Lamon, che è sempre molto
molto puntuale, attento. Chissà, magari riesco a convincerlo a fare un video, quindi sentite anche voi la voce di Marco. E ringrazio anche la community di Telegram, se volete c'è anche Telegram, ma c'è anche Discord con tutti i miei social. Io sono molto attivo su Discord, quindi se ci siete vi iscrivete e possiamo anche comunque andare a streamare sia Cities sia altri giochi. Ci vediamo alla prossima col prossimo video o il prossimo DLC. Ciao ciao!